Ciao ragazze, bentornate nel mio canale, bentornate dalle ferie, chi le ha fatte sì e no. Siamo a settembre e i pacchetti arrivano a rate perché durante l'estate ho fatto degli ordini e solo questi riesco a farvi vedere in sostanza perché gli altri arrivano, gli arriva uno, poi dopo 15 giorni ne arriva un altro e io devo per forza aprirli perché dopo perdo la possibilità di aprire una causa casomai ci fosse qualcosa, insomma, una controversia, no? Una causa. Per cui questi vi faccio vedere questi due. Questo l'ho già aperto proprio per poter vedere che cos'era, anche se fuori c'era scritto cos'è che era. Allora, questi sono i nuovi foil. Sono quei foil fatti con tutti i fiori possibili. Si vede ultimamente, ho visto un video su Facebook da Bompretti e mi sono piaciuti tantissimo. Per cui questo è attaccato, mi fa molto piacere. Apriamolo. Lo apriamo dopo, vabbè. Allora, vi faccio vedere come sono. Così capite. Allora, ovviamente non guardatemi le unghie, sono in fase di refill, ma con le miliardi di cose che devo fare, ovviamente, non le devo fare a rate una per una. Questa è la prima, questa è stupenda. Io ho visto proprio il video di Bompretti su Facebook con questa ed è uno spettacolo, veramente uno spettacolo. Vediamo un'unghia, ecco, vediamo su questa. No, a parte che funziona, non si potrà mai vedere. Comunque, era per farvi vedere l'idea. Questa è bellissima, mi piace un casino. Questa altrettanto, guardate questa com'è bella. Molto bella. Poi, è un set che viene venduto così. Allora, questo, vediamo. Questo non è che mi faccia impazzire. Però, vabbè. Voi che ne pensate? Questo mi piace, cioè guardate le rose queste. Queste sono veramente belle, molto belle. Guardate che roba. Questa è bella, questa mi piace. Quell'altro ni, ni, poi è meglio che vado veloce perché sono qui. Questa è un'altra rosa, sono tutte rose in sostanza, tutti fiori. Hanno fatto veramente questi nuovi foil con tutti i tipi di fiori, anche questa è molto 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 bella. Miki, sulle unghie rosse queste qui, sta da Dio, sai? Amore mio, ti voglio bene, Miki e Alessandra, vi voglio talmente bene. Poi, allora, anche questi non è male, un bel pastrocchio però, sono molto vicini. Vabbè. Poi, cosa ho visto? Che c'era questo. Questo è molto particolare, anche questo è fine però, eh? Su un bel azzurro, un bel rosa, ci sta veramente bene. E poi questi qua blu, che non sono male neanche questi. Bisogna valutare bene dove poterli mettere. E questi che erano appiccicati sono fatti così, delle belle margherite. E vengono venduti così, per cui ne ho presi due. Poi, allora, ho visto su Instagram un'unghia con un decoro che aveva questa strisciolina proprio praticamente qua, no? Vicino al girocuticole. E sono andata a cercare, ovviamente io le ho cercate su AliExpress perché ovviamente io mi rifiuto di pagare troppe le cose anche quando ci sono uguali, per cui finalmente le ho trovate e ve le faccio vedere. Per chi interessa, poi ovviamente metterò il link sotto. E queste sono le famose striscioline che si vedono un po', come posso dire, in 3D, un po' in rilievo. Adesso ve le faccio vedere bene. Così, vedete? Ecco, guardate così. Ovviamente ci sono di vari colori, per cui mi piace l'idea. Ho preso questo qui che è fatto a lunetta e li ho prese argento e oro. Ok, vedete che oro, ve lo dico io, sì, oro si vede. Ho preso le righe,
Perché queste sono più spesse rispetto ai strip tape, dovrebbe chiamarsi così. Questi sono più spessi. Ovviamente vanno sotto vetro perché sennò si alzano, questi neri e questi bianchi. E questo è un ordine. Il secondo ordine, se non erro, dovrebbe essere di cartoleria, non c'entra niente con le unghie, però lo condivido lo stesso, casomai a qualcuno può servire. Allora, è impacchettato molto bene. I tempi comunque sono sempre quelli di spedizione, non è che io l'ho ordinato quando ero ancora in ferie, per cui ho calcolato proprio il tempo. Allora, questa dovrebbe esserci dentro anche un'agenda. Se non mi ricordo male, esatto, c'è dentro l'agenda. L'hanno imballata molto bene, devo dire, molto bene. Allora, tiro fuori e poi ve li faccio vedere. Questa cartaccia, via, cartaccia, via. Allora, partiamo dall'agenda. Agenda 2020. È un'agendina ovviamente piccola, però per quello che io volevo tenerla in borsetta, mi piaceva, mi piace tanto. È fatta molto bene perché l'avevo già vista nelle recensioni. Comunque, qua ci mette tutti gli indirizzi, qua l'agenda 19-2020. Generale, questa non me ne può fregare una mazza, comunque vabbè. Parte da dicembre, gennaio, eccetera, eccetera. Proprio il nuovo anno, no? È molto bella, mi piace un sacco. Poi ho preso i washi tape. I washi tape, se riuscissi ad aprirlo, questo qua ovviamente da utilizzare nell'agenda, che è questo qua, rosa, rosa chiaro e rosa scuro, con queste righe argento che mi piace tantissimo. Poi ho preso anche questi washi tape, era un vengono venduti così insieme e sono questi qui. Quando li ho visti glitterati non potevano prenderli e sono fatti così, molto bello. E c'è rosa argento, azzurro, bianco, rame e blu, anche questi molto belli. Poi altri washi tape, siccome non ne ho zero nada, è il primo ordine che faccio di washi tape, per cui ne ho presi un po', così per un po' sono a posto. Allora, questi sono tutti a tema di fiori comunque. Poi questo, amo tanto i fiori, questo, ah no, così, ok, poi questo qua è uguale al foil, questo qui, questo qui, questi da utilizzare ovviamente nell'agenda oppure nei quaderni, chi volesse. Questo è bellissimo. Poi cosa ho preso? Questo qui che è un come si può chiamare? È tipo post-it. Diciamo che è tipo post-it, però molto bello. Adesso ve lo faccio vedere. Sono post-it fatti così. Si utilizza questo, questo e questo. Sarebbe così, sinceramente. Brava Giusy, la metti anche all'incontrario. Ecco, sarebbe così. Sono tutti fogli, ma molto, 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 molto belli. E voi direte, Giusy, ma che te ne fai di sta roba? Mi serve, non preoccupatevi, che mi serve, mi serve. Poi, cosa ho preso? Ah, aspetta, queste dovrebbe essere, se non sbaglio, i sticker. Se riesco a toglierli,
Gli adesivi, sì, gli sticker adesivi sono stupendi, guarda, sono bellissimi, guardate che roba, troppo belli. E il tema è comunque sempre dei fiori, questa mi sa che è rimasta attaccata lì, esatto, guardate che, cioè questi, potessi utilizzarli sulle unghie questo qui, guardate che capolavoro, ci provo comunque, perché è sottilissimo. Che dite, ci si potrà utilizzare questi qui per sulle unghie? Perché sembra carta. Questo non è troppo grande. Belli, comunque sono tutti sticker adesivi, ovviamente sono tutti da ritagliare. Anzi no, aspetta, sono già ritagliati. Le sto vedendo adesso contro luce, vediamo se riesco a farvelo vedere. Neanche po', qua, guardate qua, ecco, sono tutti già pretagliati, per cui basta tirarlo su e attaccarlo dove si vuole. Questo qua, il fungo proprio non mi piace neanche un po'. Non mi piacciono i funghi. Che bello questo qui. Uccellino, questo qua è bellissimo, questo, eh. Questi. Insomma, questi qui sono veramente belli. Dal sito comunque non gli rende giustizia, eh. Non sembrano così belli, ve lo posso garantire io. Li ho presi perché comunque costavano poco, mi piacevano veramente tanto tra i tanti che vedevo. E poi io non faccio mai un ordine piccolo, cerco sempre di prendere due o tre cose per non far sprecare troppo, insomma, al venditore. Ragazzi, questo è il casino, vabbè, che ho piazzato qua comunque bene o male il mio ordine. E ovviamente vi metterò sotto il link e di tutte le cose che ho preso. Se avete bisogno di qualche recensione, qualcosa. A proposito di recensione, non mi sono dimenticata, ok? Settimana prossima, ve lo prometto, faccio le recensioni sui pad e sulle varie cose che mi sono arrivati da AliExpress. Ve l'avevo promesso e lo faccio. Anche perché i pad, io sto usando quelli di Alle Paznoce e quelli lì sono veramente pessimi. Per cui è necessario trovare qualcosa di veramente buono. E niente, farò le varie recensioni che vi avevo promesso, sicuramente settimana prossima. E niente, se avete bisogno di qualche, che ne so, qualche consiglio, qualche video, qualcosa, scrivetemi sotto. Avete domande, richieste, brava, complimenti giusti. Aveste domande, richieste, eccetera. Chiedete pure, mi trovate sempre, metterò anche il mio contatto su Facebook, casomai avete bisogno. Se vi è piaciuto questo video, cliccate pollice in su, così mi aiutate a capire. Se avete domande, richieste, scrivete sotto. Un bacio, vi voglio bene, ragazze, ciao a tutte!